Bentornati nel canale delle Burneo, oggi proverò a fare quella partita e vedere se riesco a platinare il gioco. La farò, devo subire 3 gol e poi vincerla, quindi con uno svantaggio di 3 gol, si chiama Re della Rimonta. E se riesco a fare questo trofeo platinato e football, così me lo levo dai giochi da portare ed è finita e basta ragazzi. Cioè, visto che online non mi diverte. Sì, mi ha illuso più che altro. Mi ha illuso fino a un certo punto. Sono arrivato facilmente. Beh, facilmente. Ho perso solo due partite e due pareggi. E 18 vittorie per arrivare in divisione 3. Poi mi ha asfaltato. Mi ha asfaltato. Cioè, giocatori impallati, sbagliavano i passaggi. Tutte le cose che vi ho portato. Allora, su impostazioni di gioco, a questo punto io il controllo, vorrei fare una prova. Sì, qua, impostazioni dettagliate, mette livello, passaggio, addirittura metterlo 3. Devo stare attento con, però, di solito giocavo livello 2, provo a livello 3. 1 no, troppo CPU. Proviamo a livello 3, che dovrebbe essere più proprio sul manuale, quasi, passaggi, quelle cose là. E la mia squadra è sempre quella. Vediamo che partita posso andarmi a giocare. A provare. Non gli eventi, ho sbagliato. Devo fare questa. Squadra dei sogni, però non le divisioni, ma l'altro. Questo, eventi. Dovrebbe esserci qualcosa con l'intelligenza artificiale. Questa l'abbiamo fatta. Eccola qua, Serie A team hanno messo. Ok, entro con questa. Serie A team, entra. Devo prendere 3 pele. Vabbè, prenderle sarà facile, farli dopo sarà difficile. Allora, livello abilità avversario professionista, avevo lasciato. Però 3 pele a professione, cioè rimontare qua 3 pele se tanti. Mettiamo medio. Mi frega un cazzo, mi basta riuscire a far sta cosa. Non mi interessa più neanche di farvi vedere se sono forte, se sono bravo. Io so come gioco, non mi interessa un cazzo. Dopo ditemi che è facile farlo così e facile farlo quella, non mi interessa. Voglio solo fare sta cosa, infatti non è tanto per dimostrare chissà cosa. Voglio solo platinare il gioco così che ho finito. Ho finito la rottura de balle, la Spadori. Vabbè, contro il Sassuolo è anche fattibile, dai. Se non sbaglio, doveva essere la mia squadra contro il Sassuolo. Beh, 3 pele le si prendono, basta non difendere. Cioè, io con questa squadra qui, ragazzi, con tutte le frecce su, sono riuscito a far schifo. Vabbè, in terza divisione, lascio stare, non dico niente, non dico veramente niente. Ok, questi così mi sono preso Valverde, l'ho già provato 91, mi metto Pirlo qua. E Vieira lo metto di qua, là. Che fa 96 davanti a Puyol. E basta, Gomez, Inigo Martinez lo lascio, l'ho portato a 90, avrei Alaba su, ma lascio quello, questi si in panchina. Ok, difensivo. A Puyol e l'altro difensivo se avvierà, in questo caso no, va a Pirlo perché ha tra le linee, eccola, giochiamo così al match. Adesso gliela passo direttamente e mi faccio fare 3 gol subito così, e poi riproviamo a rimontare la partita. Eccoli qui gli arancio nero verdi con un Neymar stupendo, meraviglioso. Strano però che non ci sia l'audio di gioco questo, perché l'ho lasciato. Boh, la musica io l'avevo lasciata. Non c'è. Non so come cavolo, bisogna impostare il volume. Sì, Sassuolo era perfetto. Ah, qua sì, però che c'è negli spogliatoi, non c'è il volume non c'è lo sfono.
Vabbè, io direi che saltiamo tutta sta pappardella d'entrata. Ok, gliela diamo subito agli avversari la palla. E ci facciamo segnare. Io sto fermo. È difficile farsi segnare, dai, segna. Madonna, fai canetti. Sì, adesso le parlano tutte. Oh, levamela via, dai. Vai. Non ci credo, cioè non mi segnano. Dai. Oh, che cazzo. Riesci a prendere pali, robe strane. 1-0 per loro. Perfetto, facciamoci fare il secondo. Dai. Dai. Dai cazzo, ti tira tutta la fascia, vai. E sono riuscito a togliere la palla anche senza volere, cioè 13esimo e questi non vanno in porta. Cioè il 3-0 quando me lo fanno? Al Redentore? Detto in veneziano proprio. Dai. Non ci credo, se l'ha mangiato. Cioè non vogliono farmi, non vogliono segnare. Cioè Raspadori se lo mangia a porta vuota. No, guarda che è incredibile se non riescono a fare 3 gol. Che cazzo. Mi metto qua. A sto punto se fermo a fare autogol così. Cioè dai, portami via la palla e segna. Cioè dai. Dai. Oh, 2, bravo. Facciamo così 3 gol. Dai. E vengo anche verso la porta, dai, mi metto qua, basta che mi togliete via il pallone. Dai. Oi. Cioè, non viene a pressarmi e portarmi via la palla? Meno male, adesso giochiamo. Adesso dobbiamo recuperare lo svantaggio di 3 pele. Ok, 3-1. Di gioco. Era un po' fallo quello, comunque. Fallo. Ah. No, ho tirato troppo, non ho schiacciato la seconda volta, non ho alzato il pallone. Affanculo, mi sono dimenticato. Eh sì, era gol, bastava alzarlo un po' di più. Vabbè.
Sassuolo in difficoltà. Bello questo passaggio che mi ha intercettato di brutto. Poi a due. E 3-3. Bello questo, eh. Gran gol. Chi l'ha fatto questo gran gol di esterno? Romario. Spero che golletto che ha fatto. Me ne manca una e abbiamo fatto una rimontata. Ah, l'ho lasciata correre. Ok, rimonta fatta 4-3. Cioè, con rimonta in 10 minuti. Vabbè, è difficoltà media. In teoria così dovrebbe aver vinto il trofeo, eh. Adesso basta, facciamo finire la partita. Magari ne cazzo un altro. Con il rock shot. Non va. E Romario in fuorigioco. Ho sbagliato il rock shot. Volevo fare il no rocket shot, il sensational shot, ma invece ho premuto, mi sono abituato che si faceva con R1 quadrato, invece si fa con R2 quadrato, il sensational shot con la corsa. Va There will be 3 minutes at a time. bene. Sa dire che col livello 3 è molto meglio, eh. Cazzo ha fatto qui? Si è dimenticato la palla? Ok, 4-3. La devo finire però la partita. No, ho sbagliato. Bravissimo. Neymar a giro, ci prova da fuori area. Non va. Bravissimo, che a Pirlo. Neymar prova la finta, se ne va. Se ne va Neymar, prova il rocket shot, non va. Chiede l'assistenza di Puyol.
La ridà per Neymar che prova ad andare e ci prova di nuovo da di qua. E allora Puyol la rimette in mezzo così. Colpo di testa di Romario, non va. The attendance for this match was 71,550. E allora Raul. Raul non va, non riesce a passare, eh? Bravissimo, capisce tutto. Lo vede in fascia. Ma Hernandez viene pisellato. Ah, non passa il pallone, attenzione. E allora spazzano. Il pallone resta là. Viene murato Raul, 70esimo. Sì, sto giocando tanto per finire la partita, cioè sto cazzeggiando, non è che mi interessa di fare chissà che roba. Fa un miracolissimo. Sembra che la porta sia diventata stregata. Ci prova addirittura Vieira. Ci provano tutti. Non succede un cazzo. Prova a servire il vecchio Romario, ma non ce la fa. E allora parte con un missile a grandi cavalcate Neymar e la mette in mezzo. E va sopra Romario di testa, la butta sopra la porta. Niente da fare. Finirà 4-3 o prenderemo il pelo nel finale? Giusto per rompermi le palle un pochetto. Ah, ma perché la tira fatta così piano? Tagliala lunga per dirla. Ah, peccato. Guardate che quando gliela mandi con la CPU addosso non la fanno mai, quasi mai. Fallo. Quando fai il pressing con l'avversario non comandato, tante volte veramente vanno a casa, cioè corrono veramente. Guarda qua, ce ne ho tre nello stesso punto. Dai di capoccia. Ah, bravissimi. E attenzione, si scontrano un po' tutti. E si prova a mandare in porta Vieira, ma niente da fare, Vieira non va in porta. E allora perde un po' tempo, fa un passaggio di merda, non so perché. Ah, perché avevo sbagliato io, volevo fare la finta di passaggio, invece non ho premuto il cerchio, quindi cioè volevo fare la finta di tiro più che di cross. Cerchio X, invece ho schiacciato solo X, mi sono dimenticato di schiacciare il cerchio. Ma allora vanno a pressare in tantissimi. La palla rimane lì. Proviamo a fare sto cazzo di 1-2. Ancora. Ah, 2 added minutes has been indicated. ma vengono murati continuamente. E allora Neymar chiama coso. Eccolo qui. Il gigante Vieira che si viene a posizionare in fondo qui e proverà a staccare di testa, niente da fare. E finisce a 4-3.
Però non vedo nessun trofeo vinto. Non so se sia online, non c'è scritto se è online o offline. Se non è offline, è un'inculata. Vuol dire che ci sarà nell'online. Più di qualche volta tenteranno di portarmi sotto di 3 gol per farmi vincere il trofeo. Però al momento non vedo trofei vinti. Eccolo qui, Romario. 19-13, vabbè. A livello medio. Non mi ha dato il trofeo, a parte che io ho tolto la spunta dei trofei, adesso vado a vedere. E poi nuovo livello raggiunto per Raul e basta. Vabbè. Ok. Adesso salvo un attimo il video, poi ritorno dentro e vi dico se ho vinto il trofeo o meno. Ok? Aspettate un attimo. Ok, sì, li ho fatti tutti i trofei, però come sempre ce l'ha presa per il culo. Praticamente tu non platini il gioco perché logicamente ci saranno anche le DLC che usciranno, no? Dentro. Probabilmente saranno facendo le solite Master League, quelle cose là, che purtroppo non ci sono all'interno del gioco. Quindi no, ti dà che ho fatto il 100% di trofei, ma non ho sbloccato, diciamo, no, non è considerato platinato il gioco, ma è considerato concluso in tutti i trofei di questa versione free to play. Ragazzi, questo mi sa che sarà l'ultimo video. No, non credo ne porterò altri perché mega proprio. Mega deluso tantissimo, cioè arrivare avere questa squadra qui che vi ho fatto vedere, cioè, e avere sempre comunque giocatori con la freccia su di forma, o perlomeno quasi sì, vabbè, li avevo addirittura quasi tutti con la freccia su l'altra settimana, e che ero in divisione 3, e venire asfaltato in quella maniera senza neanche poter giocare, no. Sembrava proprio un'altra persona, non ero io che giocavo, sembrava fosse un'altra persona. Cioè un'altra giocabilità, cioè. E ragazzi, questa è la mia squadra, non è che è una squadra di merda. Cioè. Guarda che roba. B, A, B, B, tutti e tre B, 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 B. E la settimana scorsa non era tanto diversa. Mi pare che avevo Inigo Martinez, che era B. No, era anche settimana scorsa. No, era così anche l'altra volta quando ero in divisione. E giocavo così. Giocavo così e facevano cagare. Fui così. Cioè, così facevano cagare. Ma io lascio perdere, non dico più niente. Livello stile di gioco 100, facevano cagare. Cioè, guardate che avevo anche volendo Inzaghi. Ah, ecco che avevo. Avevo Visca dentro con la lettera B. Koke no, avevo De Jong dentro. È che adesso ho comprato Valverde, mi sono messo Valverde perché alla lettera su, però avrei avuto anche De Jong perché Valverde è lettera B. E non dico più niente, cioè online non è veritiero, cioè non è veritiero per niente. Cioè, ripeto, vi ho portato i video, cioè ci sono i video, sono arrivato in divisione 3 in 22 partite giocate, dalla nona fino alla terza in 22 partite. 18 vinte, 2 pareggi, 2 perse. Dopodiché le ho perse tutte. Le ho perse tutte. Tutte. Mi ha risparato immediatamente in divisione 4. Cioè non mi rispondeva nessun tipo di controllo i tasti. Cioè facevano veramente quello che volevano. Non potevo fare un cazzo. Comunque io l'ho finito, ragazzi. Vi ho messo anche la foto che avete visto. Basta, 100%. Il free to play è stato completato. Non ho altri trofei da vincere, li ho vinti tutti. Se volete andarveli a leggere. Se avete il gioco, andate dalla PlayStation, andate su trofei, guardate football, guardate i trofei che ci sono da vincere. Io li avevo già tutti ancora con la campaign, cioè me ne mancava solo uno che non riuscivo a fare, che era appunto quello di fare la rimonta di 3 gol. Ma sapete quante partite, secondo me, ho perso per questa cosa che mi mancava quel trofeo? Cioè che la CPU o online cercavano di portarmi sotto a 3-0 per farmelo poi recuperare 4-3, solo che online poi ci sono tutti gli altri fattori che non è così facile rimontare la partita di 4 gol. E quindi non vincendo quel trofeo, chissà quante partite avrò perso per sto inghippo del trofeo da sbloccare della rimonta di 3 pele. Cos'è sta cosa? Ah, puoi guardare direttamente quello che vedi tu, quando ne hai tanti. Ah, ok. E con
con questa formazione vi lascio, ragazzi, vi metto anche così, anche i sostituti. Questa è la mia squadra. Con questa squadra così non sono riuscito a fare quello che ho fatto per arrivare in Divisione 3. Cioè, in Divisione 3 completamente asfaltato da gente, vi giuro, gente, ragazzi, non vi ho portato i video perché mi ha fatto solo che girare i coglioni, sarebbe stato un continuo insultare, insultare, insultare sia l'azienda che produce il gioco che insultare il gioco stesso, e quindi ho lasciato perdere, non li ho pubblicati, anche perché non voglio che la gente mi ricordi come quello che si incazzava giocando a eFootball o a PES. Voglio che mi ricordino per altre cose, per cose che ho portato, per robe belle, robe che mi faccio vedere che mi diverto, che insomma me la godo, ecco. E non ve le ho portate, ma vi dico, ragazzi, cioè, così, con questa squadra così, ok, così che non è proprio, cioè, non è una brutta squadra, secondo me è buona, insomma. Anche questo Inigo Martinez, sì, è un po' lento, però avete capito, è lettera in fianco a Marquinhos, fa 90, non so che sia un cesso. E Covierà 96 a fare il mediano col difensivo, capito? Cioè, io ho il centrocampo, vi dico solo che in tutte le partite che ho giocato, i centrocampisti, questi qua, quello di sinistra e quello di destra, si mettevano talmente larghi che erano a volte più larghi dei terzini. E Vieira che girozzolava da una parte all'altra del campo, mentre questi andavano non si sa dove. Attaccanti che non vanno in porta e la difesa che quando devi difendere sale. E quando invece quando stai attaccando, invece stanno tutti chiusi in difesa. Cioè, i tre attaccanti non vanno in area, ma rimangono sulla tre quarti e tutta la squadra schiacciata giù quando devo attaccare. Ma ve lo sapete, ve l'ho già spiegata quella cosa. Secondo me cosa succede, come fanno a fare quella cosa lì con l'attacca rossa e azzurra, difesa, tutto attacco, mentre giochi loro te la cambiano. E quindi i giocatori tuoi non vanno in attacco quando devi attaccare e non difendono quando devono difendere, perché ti risparano. Quando attacchi te li sparano tutti in difesa e quando difendi te li sparano tutti in attacco. Così il tuo avversario è bello che è fatto. Vabbè, i passaggi neanche parlarne. E i tiri in porta, vabbè, più i pali. Io, cioè, quella partita che vi ho portato, quell'autogol là, e vincevo 1-0, lo stavo asfaltando. E dopo sono andato a perdere la 2-1 con due, cioè, due tiri in porta ha fatto, di cui uno è un autogol. E ha vinto 2-1, la prima partita di Divisione 3. Già da là avevo già capito, infatti è stata una sequenza di partite impossibilitate a giocare, dove praticamente le ho perse tutte, magari spara già in divisione 4. Infatti sono di nuovo in divisione 4, vi faccio vedere. E dopo chiudo il video. Guardate, ma non ho più giocato. Mi sono fatto mettere, vuoi mettermi in divisione 4? Va bene, sparami in divisione 4 e non gioco, è fotto. Un salutone dalle Burneo, vi ringrazio se guarderete questo video. Un salutone, ciao ciao.